consigliere regionale che sicuramente conosce molto meglio quelle che sono anche le attività poi benefiche della regione Sardegna, grazie di essere qui, ma riusciamo a fare qualcosa anche a livello regionale per dare più visibilità a questo problema? Ma certamente, io sono qui anche per questo, insomma, perché oltre alla città di Alighiero c'è una comunità più ampia che è la regione, che si fa carico di questi problemi. Con me, insieme a me, fino a qualche ora fa c'era anche l'assessore di Rindin, abbiamo parlato proprio col sindaco, con l'assessore dei servizi sociali, proprio di sanità, con azioni molto concrete che insomma vi diremo anche nei prossimi giorni. Ma la nostra presenza è significativa proprio per dire che insomma da una parte l'arte, la musica, dall'altra la solidarietà. Alla fine credo che ciascuno di noi, proprio con la sua vita, con le cose che fa, indipendentemente da quello che fa, credo che insomma debba farsi risposta. E credo che queste iniziative ci aiutino e ci incoraggino anche ad andare avanti in questo senso. Per cui sicuramente ci sarà una risposta, magari ci metteremo d'accordo anche sui dettagli. Assolutamente. A partire da Alighiero, da Nuoro e poi nelle altre località della Sardegna. Magari faremo anche un incontro specifico con l'assessore alla sanità, ma anche ai servizi sociali della regione. Ci teniamo su questo, un grande applauso. E dimmi, perché in questo giro tondo d'anime non c'è, no, un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto è quello che oramai si sa. Allora sai che c'è, c'è, che c'è. C'è chi prende un treno che va a paradiso città e vi saluto a tutti e salto su. Paradiso, un viaggio a senso solo.